Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al Museo Egizio. Quest'oggi siamo qui, in realtà siamo un gruppo soltanto in rappresentanza di una squadra molto più grande che ha lavorato al progetto allestitivo di Materia Forma del Tempo. Siamo talmente tanti che naturalmente non saremmo potuti stare qua tutti insieme, però vi anticipo che questa nostra chiacchierata sull'allestimento, che abbiamo intitolato tra l'altro Diari di Viaggio, proprio per dare un po' il senso delle esperienze, perché la sala ormai l'avete conosciuta, le speed lecture vi hanno spiegato molte cose, adesso vorremmo anche raccontarvi gli aspetti umani, professionali di come nascono questi progetti. E vi dicevo, al termine di questa nostra chiacchierata faremo una conclusione proprio con un video che è un montaggio nuovo dei lavori di Materia Forma del Tempo che Robin Studio ha realizzato in occasione della visita del presidente Mattarella ieri mattina. Molto bello, e perciò abbiamo deciso di includerlo proprio perché in quel video vedrete letteralmente tutti quelli che hanno lavorato in questo progetto. Bene, con me sono presenti diversi dipartimenti, oltre naturalmente al dipartimento scientifico rappresentato appunto da curatori come me, come Federica, come Tommaso, ci sono anche l'ufficio produzione nella persona, in questo caso dell'architetto Barbero, Collection Management che è Valentina Turina, la nostra restauratrice, e naturalmente abbiamo anche un forestiero in questo caso, che è invece Paola Buscaglia dei laboratori di restauro della Venaria Reale, che abbiamo invitato perché davvero questo è un progetto che, come ci è già capitato di raccontare in più momenti in questi giorni, è nato grazie veramente all'interazione interdisciplinare. Io avrò un po' il compito semplicemente di tenere un po' le redini e i tempi di questo incontro. Permettetemi soltanto di ricordarvi più o meno la genesi di questo progetto, che non nasce semplicemente così in maniera estemporanea, ma è il frutto di un processo iniziato praticamente nel 2015, quando abbiamo definito l'archeometria, che è un termine ombrello per indicare sostanzialmente tecnologie, le metodologie scientifiche per caratterizzare i materiali e conoscere insomma il lavoro degli artigiani, le loro scelte e le caratteristiche chimico-fisiche, che sono importanti per i restauratori perché devono sapere con cosa hanno a che fare, ma sono fondamentali per la ricerca umanistica. Nel 2019 avevamo raggiunto ormai una massa critica di analisi e di collaborazioni scientifiche che ci hanno permesso di tentare una strada nuova, ovvero sia proviamo a raccontare che cosa succede in questo museo al pubblico, ed è così che è nato il progetto espositivo di archeologia invisibile nel 2019. Elemento chiave di quel progetto fu proprio la traduzione, l'adozione delle forme digitali per dare letteralmente forma ai dati e tradurli appunto in delle storie. Quella è stata anche l'occasione però per affermare un modo che il museo ha di studiare la collezione, che è un modello di dialogo interdisciplinare che ha visto letteralmente raccontare gli oggetti attraverso gli occhi di diverse professionalità. In questo senso, tra l'altro, abbiamo anche, se siete interessati, andando sul nostro sito web, potete trovare il virtual tour ancora di quella mostra, che vi permette, è rudimentale perché è il primo che abbiamo fatto tra l'altro in casa, però vi dà ancora modo di vedere com'era progettato quell'allestimento e soprattutto i video che abbiamo prodotto. Da lì è nato perciò, soprattutto dalla consapevolezza delle visite che abbiamo ricevuto per quella mostra, che ci ha mostrato una composizione molto più eterogenea del normale, del pubblico, un pubblico che non era magari neanche necessariamente interessato all'antico Egitto, era più interessato agli aspetti della chimica, come la chimica e la fisica possono interagire con i beni culturali, scienze della conservazione. Abbiamo visto tanti giovani che venivano dall'università. E questo ci ha convinto del fatto che il museo effettivamente poteva cominciare a dialogare con dei pubblici completamente diversi da quelli a cui era abituato, e che probabilmente quella era la strada di una trasformazione che era già in corso e noi ne stavamo prendendo coscienza. Pertanto il management del museo per il bicentenario ha ritenuto che fosse ormai d'obbligo includere nell'allestimento permanente del museo proprio questo linguaggio, ed è così che è nato appunto il progetto Materia Forma del Tempo. Un allestimento che si sviluppa in circa 800 metri quadrati,
che attraversa tre mondi, almeno, che sono quello dei legni e pigmenti, della terracotta e della pietra, ed è esattamente secondo questo andamento che vi racconteremo il progetto attraverso appunto chi ci ha lavorato. Parto, e così concludo anche in realtà la mia apertura, proprio dalla sala legni e pigmenti, che io poi personalmente insieme alla collega Cinzia Soddu abbiamo curato letteralmente, soltanto proprio per dirvi che appunto è la sala 1 di questo allestimento, ma soltanto per, ecco qui nella figura di curatore, raccontarvi il problema di partenza che mi si è posto. Perché rispetto agli altri materiali, quando si fa poi un progetto scientifico, diciamo che rispetto agli altri materiali, i legni che sono così tanti, dall'antichità, insomma, sono poche le città che hanno conservato così tanto legno, e così tante sono le esperienze che potevamo raccontare. Il mio problema era che, non, a differenza delle altre sale, non parlavo di un materiale, ma volevo parlare di legni e pigmenti insieme. Non perché naturalmente gli altri materiali non fossero dipinti, ma perché nel caso dei legni ovviamente abbiamo una serie di situazioni e casi studio molto interessanti che volevamo raccontare, ho trovato più opportuno parlare dei pigmenti in quella sede. Ma parlare appunto di questo binomio e articolare in una sala due mondi che devono incontrarsi è stato il problema che ho posto come primo problema proprio a te, Enrico, no? Buongiorno a tutti. Sì, siamo proprio partiti da questo punto e durante le riunioni che iniziavamo appunto a fare, come diceva Enrico, siamo una grande squadra composta da tante persone, mi piace anche citare chi ha coordinato il tutto, che è la nostra project manager Virginia Cimino, che quasi settimanalmente organizzava questi incontri in cui tutte le figure eravamo al tavolo insieme e ci confrontavamo sulle varie tematiche. Enrico, appunto, per la parte curatoriale, che esponeva a noi le sue idee, per la parte architettonica incominciavo a ragionarci confrontandomi con la parte che si sarebbe occupata poi di tutta la parte di grafica, che era l'altra nostra collega Piera Luisolo, e quindi questo dibattito continuo, diciamo settimanale, inizialmente bisettimanale, poi settimanale, per costruire il tutto. Enrico ci ha dato appunto queste indicazioni per riuscire a creare in questo primo ambiente, questo percorso, appunto queste due tematiche, legni e pigmenti, che dovevano confluire poi nella presentazione di un oggetto iconico importante di cui tutte le analisi che erano confluite su questo. L'ambiente in cui ci trovavamo a lavorare è un ambiente molto grande, che l'avrete già visto appunto qui accanto a noi, ambiente che quindi dovevamo suddividere in varie parti. L'idea è stata quella di avere all'ingresso questo ambiente che accoglie il visitatore, dove si confrontano queste due realtà, appunto legni e pigmenti uno di fianco all'altro. Questo percorso si dipana poi dietro a queste due grandi vetrine con gli approfondimenti e tutto confluisce sulla parete di fondo con l'oggetto iconico e le sue, si vede il cursore? Eccolo qua appunto, le due librerie, chiamiamole appunto legni e pigmenti, nelle parti retrostanti, quindi creati due approfondimenti, che era appunto quello che Enrico ci chiedeva, i due nuclei, che dovevano confluire sull'oggetto iconico che quindi si è immaginato appunto di metterlo come punto di fuga di fronte all'ingresso, e nella parte retrostante quindi tutti gli approfondimenti legati a questa tematica. Visto così in pianta, non può anche dire, questa suddivisione poteva essere anche creata con ambienti, una successione di ambienti suddivisi in modo diverso, che uno portava nell'altro senza una visione generale iniziale. Ma la problematica di tutta problematica non è una problematica, anzi un valore aggiunto. Noi ci troviamo in un palazzo storico, un palazzo molto importante che era il Collegio dei Nobili, con grandi ambienti anche aulici come la stessa sala in cui noi ci troviamo.
Quindi l'intenzione è stata quella di far dialogare l'allestimento contemporaneo con quella che è la grande architettura e quindi creare appunto questo asse prospettico dall'ingresso principale della mostra in cui il visitatore già vede un riassunto di tutto quello che sarà trattato e di conseguenza creare questi setti che sono sia delle divisioni fisiche ma accolgono loro stesse tutti gli approfondimenti, le tematiche, le opere che saranno presentate al pubblico. Non dimentichiamoci in più, in questo caso vediamo appunto una di fronte all'altra, le due vetrine di legno e pigmenti. E sento sempre appunto in un edificio storico bisogna essere rispettosi di quello che è tutto l'apparato murario e tutte questi allestimenti hanno bisogno di tutti apparati tecnologici, multimediali, alimentazioni elettriche, eccetera. Per non andare a sventrare il tutto per creare nuovi passaggi e realizzare nuove, diciamo, appunto andare a intoccare murature storiche, eccetera, l'idea è stata quella di integrare corpi illuminanti nella parte superiore dialogando appunto con le architetture esistenti, corpi illuminanti che servono anche come passaggi per tutta l'impiantistica che va a quindi a distribuire su tutto il percorso sia linee dati, elettriche, eccetera. In questo modo si è ottenuto questo grande ambiente cercando appunto di condensare in quest'unica sala tutte le idee, i suggerimenti e le intenzioni appunto di Enrico e tutti gli aspetti curatoriali. Bontà tua, infatti, grazie. Effettivamente abbiamo avuto così gli spazi effettivamente per poter raccontare per sommi capi, se non altro, per fare un'introduzione a questo mondo che è quello appunto delle analisi e di quello che stiamo capendo, insomma, della lavorazione del legno e delle pellicole pittoriche. Le due librerie sono peraltro state anche piuttosto divertenti da disegnare insieme, perché in realtà sono il frutto di una ricerca bibliografica estesa praticamente a tutto il ramo, a tutto lo scibile egittologico, che tra l'altro ci ha messo in contatto naturalmente, è stato realizzato grazie anche alla collaborazione col Vatican Coffin Project, Cecil Brunel, soprattutto Lucille Brunel del Vatican Coffin Project, naturalmente poi con Paola, perciò ci è voluto un certo tempo per mettere insieme tutte le informazioni, poi recuperare i materiali, e queste librerie sono fondamentalmente davvero la materializzazione di quello che l'egittologia sa su questo argomento ad oggi, per cui naturalmente prevediamo di scoprire altre cose, perciò dovrei disegnare, dobbiamo aprire. Grosso modo poi il retro di queste librerie ovviamente espongono gli oggetti della collezione che servono un po' a raccontare dei casi studio specifici, dei casi anche di archeologia sperimentale, e ci forniva dunque questo abbrivio attraverso la libreria a un processo di analisi e quello che è effettivamente poi il modo con cui noi lavoriamo con questi oggetti, sia sul legno sia naturalmente sui pigmenti. E questa convergenza che ha descritto Enrico prima, o meglio, io ne ho parlato in termini teorici, ma Enrico letteralmente ha dato forma a questa convergenza proprio che avete visto su quello che è effettivamente un sarcofago di terzo periodo intermedio che abbiamo selezionato apposta, un po' come citazione, perché in fondo l'archeometria al Museo Egizio è iniziata con Christian Greco, che ha portato il progetto Vatican Coffin Project, di cui faceva parte come curatore Aleida. Ma in questo caso davvero è un oggetto particolarmente complesso, interessante, che peraltro non dice molto da solo attraverso le lenti appunto delle discipline egittologiche, della storia dell'arte, della filologia, dell'archeologia, invece dal punto di vista dell'archeometria ci parla parecchio, e a farlo parlare sono state le analisi che abbiamo realizzato a Venaria con veramente il supporto straordinario del Centro per il Restauro e la Conservazione della Venaria Reale, e soprattutto sequestrando per diversi mesi emotivamente e dal punto di vista del tempo il lavoro di questa straordinaria restauratrice che appunto è Paola Buscaglia. A te. Quindi devo spiegare le domande. Ma in realtà questo sarcofago è un sarcofago che conosciamo bene perché era passato dai laboratori in occasione delle attività
per il primo riallestimento del museo nel 2014 e già in quel momento ci era stato chiesto di cercare di capire se potesse essere un reperto più antico poi rimaneggiato in tempi antichi però in un altro momento, e devo dire che nel corso del tempo anche avere l'opportunità di confrontarci con questo tipo di problema ci ha permesso di capire che poi di fatto la vera comprensione della domanda è arrivata a valle di 10 anni di percorso di crescita e di dialogo costante con egittologi e con i colleghi scienziati, perché poi anche capire che cosa si intende per riutilizzo di un pezzo, che cosa vuol dire pertinenza di un intero set tra reperti, perché si scopre che poi nell'antico Egitto magari prendevano pezzi di sarcofago e li riutilizzavano per un parente o un amico, non si sa, e non è stato particolarmente semplice, però diciamo che ha insegnato tantissimo la necessità dell'ascolto di un linguaggio differente, dell'ascolto delle esigenze di un curatore, dell'ascolto della prudenza dello scienziato nel dare delle risposte, e ha insegnato anche a guardare con occhi un pochino diversi, anche un pochino oltre la tecnica, gli oggetti. Quindi in realtà lo studio di questo sarcofago si è focalizzato, e qui c'è un video che rappresentativo, Enrico ha tolto l'audio ma sarebbe molto divertente sentirlo, eravamo in laboratorio, stavamo guardando la TAC con chi si doveva occupare di riprodurre con un modello 3D l'esploso della struttura. Dovevamo cercare di capire che cosa fosse intervento precedente e che cosa invece fosse originale, e ci siamo focalizzati su un perno. E secondo me era un intervento precedente, però poi lui ha notato una differenza nella risposta. Effettivamente la collega scienziata ha detto: beh, in effetti è possibile che sia in legno. E quindi poi a un certo punto imparare anche a fare un passo indietro rispetto alle convenzioni dell'inizio, no? Evitare di focalizzarsi su una specifica posizione è stato importantissimo. Quindi in particolar modo in riferimento poi alle richieste sull'ipotesi di precedenti interventi, qua vediamo delle immagini che gli egittologi anche nel corso di un meeting hanno messo in evidenza perché particolarmente brutte, no? Cioè una realizzazione infelice di alcune figure all'interno di una cassa, e a valle di questi ragionamenti Enrico inizia a chiedere dicendo: ma è documentato un restauro piuttosto invasivo ottocentesco, si può capire se magari quello è un rifacimento ottocentesco? E a valle delle analisi effettivamente noi non possiamo dirlo, perché sono materiali che sono compatibili sia con l'antico che con l'epoca moderna, e quindi in questo caso non siamo stati in grado di dare una risposta certa. In altri casi invece abbiamo mappato dei rimaneggiamenti in epoca moderna, diciamo. Parte da solo, vero? Parlando un po' dell'approccio, ogni elemento del sarcofago, del coperchio, della copertura di mummia e della cassa è stato studiato dal punto di vista strutturale e strato per strato, sviscerando le problematiche con le loro domande, con le domande degli egittologi, col punto di vista tecnico e con l'unico elemento scientifico che poteva essere considerato valido per validare o meno una tesi. In particolar modo l'esperienza tecnica ha potuto, dal mio punto di vista, anche suggerire magari versioni differenti su un'ipotesi di un utilizzo di un fondo cromatico che inizialmente sembrava elemento certo di riutilizzo, perché strano, perché solamente presente in corrispondenza del collare, e poi però a valle di una valutazione di un'analisi con una risposta specifica del blu in questo caso, poteva anche essere una volontà artistica del pittore, perché aveva senso cercare delle nuance differenti di colore. Quindi mettere le mani in pasta effettivamente ha aiutato anche nella comprensione poi del processo di produzione di un artigiano dell'antico Egitto, quindi ci siamo immedesimati nelle necessità, quindi anche ragionando in termini di economia di tempo, di reperimento di materiali, di risultato, di qualità e anche di necessità proprio nel processo di lavorazione. Enrico, qua forse tu hai avuto qualche problema. Qui quando stavamo progettando appunto queste vetrine biblioteche,
questi colori, iniziamo la prima riunione, erano un numero, allora incominciamo a disegnare questa vetrina con tozzo scomparti. La volta 15 giorni dopo si sono, non dico raddoppiati, ma ancora. Poi andiamo avanti, quindi incominciamo ad allungare la vetrina. Allungata la vetrina una volta, due volte, tre volte, dopodiché, ma ci sarebbe ancora questo e quest'altro, allora incominciamo a farne di belli ancora in più. E poi Enrico, mi spiace, ma lo spazio è finito, se allunghiamo la vetrina non ci sta più il sarcofago, quindi il punto di fuga non l'abbiamo più, non possiamo più parlarne. Quindi cominciamo a compattare le celle e restringiamo lo spazio all'interno. E poi qui anche il dialogo con Paola sui supporti e le cose da fare all'interno, ma magari ne parliamo ancora dopo. In realtà poi l'esperienza vera, se a noi insegnano che il restauratore è generalmente mente, cuore e poi mani, e in questo caso tutta l'attività sperimentale ha innescato un processo inverso, per cui poi anche provare a realizzare praticamente partendo dalle mani, quindi dalla realizzazione pratica, ha attivato mille riflessioni anche sull'effettiva scelta consapevole del materiale poi di utilizzo anche dell'artigiano, e in particolare con Marco Nicola, che è stato coinvolto nel vortice perché è estremamente competente nella produzione di pigmenti di natura sintetica, di produzione sintetica, blu egizio, verde egizio. Ci siamo chiesti anche, ma quello che è documentato in letteratura è veramente la pratica realizzativa? E quindi abbiamo provato anche a percorrere diversi sentieri, trovando effettivamente anche risultati per ottenere le nuance che poi rivediamo sui sarcofagi. Rispetto alle pastiglie che io ho fortemente voluto e che poi hanno causato, esatto, una serie di fallimenti tendenti a più infinito, lui non le voleva, però abbiamo discusso molto, facciamo pastiglie, facciamo altri supporti, come le agganciamo, perché pensiamo anche questo, ovviamente ogni supporto, ogni cosa che aggiungiamo all'interno del museo, escluso i reperti, deve corrispondere a particolari requisiti che siano sia per la tutela delle opere stesse che anche delle persone, quindi per esempio la resistenza al fuoco di tutto, quindi anche tutta la pannellistica, tutte le cose devono essere appartenere a una classe di resistenza al fuoco specifica, quindi dobbiamo farle in un certo modo. Quando ci siamo messi a discutere, e qui la slide, l'immagine di destra, che voi vedete di destra, su come comporre all'interno di queste caselle, che ormai erano diventate sempre più piccole, i vari componenti, quindi il colore, il minerale, la palette cromatica, come farle. Allora, cerchiamo di farle a questo punto non in orizzontale ma su livelli diversi, dando anche delle profondità diverse. Poi la luce deve cadere nel modo corretto perché il colore risponda, quindi non possiamo metterla sulla parete di fondo ma dobbiamo tirarla avanti. Per tirarla avanti, con Paola, su cosa le stendiamo queste cose? L'unico elemento che possiamo usare è un MDF ignifugo, perché così lo possiamo inserire in museo, quindi studia tutte queste cose, verifica e poi come l'agganciamo, studiamo dei appositi strutturine metalliche dietro da poter evitare a questo punto in pochissimi centimetri con l'unica mano un cricchetto apposito per poterlo fare, e quindi tutta una costruzione progettuale prima, andata per lungo tempo, e poi pratica nell'allestimento. Esatto, qui qualche piccolo fallimento nella realizzazione delle pastiglie, che però ha insegnato tantissimo, perché ogni colore richiede una esatta quantità, ogni polvere colorata richiede una esatta quantità di legante. Vedendo come rispondevano i materiali, ho capito come reagisce poi magari all'eccesso di acqua un tipo di materiale, e quindi si sono aperte una quantità di domande e risposte imprevedibili, che fanno riflettere un pochino sull'importanza anche, no, dell'archeologia sperimentale. Di fatto l'ultima domanda arrivata dal museo è stata: ma a valle di tutta questa esperienza, secondo te quanto hanno usato in quantità di materiali? E quindi ho passato 2 giorni a pesare i materiali e cercare di capire quello che potesse essere verosimile, però anche in questo caso è stato utile per ragionare un pochino anche sul trattamento reale poi, no? Su un sarcofago.
L'ultima cosa, poi passo la parola perché siamo forse lunghi, ma ultima, diciamo, una delle volontà che con Enrico c'era in questo progetto era cercare di portare la ricerca nelle sale espositive e abbiamo individuato nella rappresentazione del Dio Nilo, che è questa scultura particolarmente complessa, un caso estremamente interessante. È stato oggetto di una tesi magistrale nell'ambito del corso di laurea con sede a Venaria Reale, corso di laurea all'Università di Torino, e effettivamente ci ha permesso di riflettere di come poi la ricerca, i risultati anche ottenuti, potessero essere diffusi a un pubblico eterogeneo, però anche sfruttati a scopo didattico. Quindi questo spazio in realtà è lo spazio perfetto, ideale, che risponde ai sogni anche di un docente per poter, come dire, raccontare sinteticamente, ma molto, in modo molto significativo, a uno studente tutto un mondo. Ecco. E infatti eravate qui tre giorni dopo l'inaugurazione. Legni e pigmenti è un universo. Basta varcare la soglia, entrare nella sala delle terracotte, si entra in un universo completamente nuovo. E questo è il campo in cui ci si è mossi, grazie appunto al lavoro di squadra della team Vasoteca. Buongiorno a tutti. Ecco sì, sala 2 è completamente differente, qui siamo di fronte a un magazzino visitabile che ha una genesi molto lunga, infatti nasce in realtà quasi 5 anni fa, quando il museo per la prima volta decide di effettuare una riorganizzazione dei magazzini e un controllo conservativo di tutta la collezione di terracotte che all'epoca era conservata in un magazzino al terzo piano epogeo del museo. Tutto questo controllo, soprattutto il controllo conservativo, è stato svolto da dei restauratori del gruppo Croma, quindi una società esterna al museo, e tra questi sicuramente ha avuto un ruolo decisivo Eugenio De Marsico, che oltre ad effettuare tutta la riorganizzazione dei degli armadi, delle armadiature, quindi l'assetto anche dei vasi all'interno dei ripiani, ci ha fornito tantissime informazioni relative all'ingombo volumetrico dell'intera collezione. Lui infatti è riuscito a calcolare il volume di ogni singolo ripiano e noi stiamo parlando di quasi 400 ripiani di vasi. Oltretutto l'assetto dei vasi all'interno di questi ripiani era molto differente rispetto a quello che voi avete potuto apprezzare all'interno di Vasiteca. Ogni ripiano aveva infatti diversi vasi con diverse provenienze. Ecco, lui ha calcolato la percentuale delle provenienze all'interno di ogni ripiano. Tutte queste informazioni ci hanno permesso di capire che avevamo all'interno di questa collezione quasi 35 metri cubi di materiale in terracotta, tantissimo. E devo dire che dopo la riorganizzazione dei materiali anche noi restauratori siamo riusciti a scorgere forse una bellezza che fino a quel momento era nascosta e che era stata apprezzata soltanto dagli egittologi esperti di ceramica, ecco, era rimasta nascosta nei magazzini. E la vera nascita di Vasoteca, come la vedete oggi, è nata poi 2 o 3 anni dopo, quindi 2 anni fa, quando il museo, quando abbiamo iniziato a pensare di spostare i magazzini, questo perché quello spazio posto al terzo piano ipogeo del museo era perfetto, era uno spazio strategico perfetto per ospitare e ampliare tutta la strumentazione tecnica che ci servirà per controllare la temperatura e l'umidità del museo nelle nuove sale. Ecco, con questa esigenza e anche sulla scorta di quelle che erano le nostre esperienze come magazzini visitabili, quindi Sala della Vita e anche Galleria di Cultura Materiale, in cui il nostro obiettivo era quello di rendere visitabile il più possibile tutti i magazzini del museo, parlandone appunto con Eugenio, quindi il restauratore che per primo aveva fatto questo riscontro inventariale, lui mi disse: ma perché non proponi di esporre tutti i magazzini della collezione di terracotta all'interno dello spazio materia, di questo nuovo spazio che stavamo progettando? E io ho detto: no, è una pazzia, cioè non possiamo pensare di proporre ai curatori e al direttore di spostare 5.000 vasi
sì, interessanti, ma sicuramente non policromi, ecco, non è il sarcofago, all'interno di una delle sale più auliche che stavamo studiando e che stavamo progettando. Era un progetto molto ambizioso, soprattutto dal punto di vista architettonico. Ricordo lo sguardo di odio di Enrico quando gli proponemmo questo progetto, sì, Enrico Barbero, anche perché eravamo già consapevoli del fatto che 35 metri cubi di terracotta avrebbe occupato tutte le pareti con due livelli di armadiature per forza. E a questo punto rimaneva poi un grande dubbio, soprattutto quello curatoriale, l'impatto che questo magazzino avrebbe avuto su quella che era la storia che i curatori volevano raccontare. Quindi per farmi avvallare questa idea, per capire se poteva essere effettivamente realizzabile, non ho potuto che andare dalle esperte di ceramica e di terracotta che abbiamo qui in museo. Quindi mi sono affidata a Federica Ogliano, a Divina Centore, ad Eleonora Mander e soprattutto anche a Federica Pacchetti, che è qua per continuare questo racconto. Allora, sì, io ricordo quando sei venuta da noi a raccontarci questo, che è sembrato subito un sogno, cioè da studiosa di ceramica l'idea di poter avere tutta la ceramica in uno stesso ambiente, organizzata, visibile, perché è vero, i magazzini erano ben organizzati, ma erano armadi che non permettevano di vederla tutta insieme. Ecco, era fantastico. E da subito l'organizzazione topografica, quindi per sito di provenienza, era quella più funzionale anche dal punto di vista dello studio. E quindi è stato un sì corale immediato, sia come studiosi, quindi proposta di avere tutto insieme, tutto facilmente accessibile, ma anche da curatori, perché sì, forse eravamo di parte, ma ci sembrava potessimo fare un bel racconto con questi 5.000 vasi. E il fatto che fossero così tanti funzionava molto bene dal punto di vista curatoriale, perché in qualunque scavo voi andiate, in qualunque parte del mondo, il reperto che troverete in maggiore quantità sono i vasi in terracotta. Quindi il fatto che il visitatore entri in questa sala e ne veda già 5.000 dà subito questa informazione che è fondamentale e che ci dà in archeologia un elemento molto importante, perché il vaso, come tutti i reperti, cambia nel tempo, no? Perché è soggetto a mode, è soggetto a innovazioni tecnologiche, quindi ne modificano la forma. E studiando appunto queste modifiche, noi archeologi possiamo costruire delle griglie cronologiche che ci permettono di datare i contesti. Quindi il vaso è in archeologia considerato il fossile indice, cioè quello che ci permette di datare i contesti, proprio perché se ne trova anche in grandi quantità. E quindi questo era un elemento utilissimo nel racconto e ci sarebbe piaciuto mostrarlo come se fosse appunto un libro che dà tante informazioni, quindi creare una vera e propria biblioteca. Quindi l'idea piaceva, l'esigenza sia curatoriale che conservativa c'era, sapevamo come la volevamo fare, sapevamo che volevamo disporlo su due livelli, sapevamo che la volevamo a tutti i costi, dovevamo capire come farlo, ma qui avevamo l'architetto, quindi abbiamo semplicemente spostato il problema a chi doveva risolverlo. Allora, facciamo un attimo un salto indietro, una cosa appunto, quando Valentina ed Eugenio mi dicono ma vorremmo proporre ad Enrico, che non lo sapeva ancora, di mettere all'interno di Materi 5.000 vasi, io li conoscevo già abbastanza bene perché avevo lavorato con loro a lungo tempo sulle opere, avevo ben presente la cosa, allora mi immagino la sala che poteva funzionare questa, ma subito, di nuovo, cosa facciamo? Creiamo un labirinto all'interno della sala, andiamo a costruire una piramide, come facciamo a mettere all'interno della sala tutto questo? E poi, appunto, genius loci il luogo qual è? È la Manica dove vi è l'Accademia delle Scienze. Manica, a cui al primo piano abbiamo la grande sala dei mappamonti, che è una grande biblioteca con queste su due livelli armadiate alle pareti come la sala successiva. Perché appunto non andare a costruire in questo ambiente una struttura analoga, ma anziché il visitatore, quando essere immerso nella cultura libraria, essere immerso in un altro tipo di cultura, appunto tutti questi vasi. L'idea appunto subito, e ci siamo accordati su questo, da quello era scaturito l'immagine che avete visto un attimo fa con tutta la volumetria suddivisa per vedere, io e Valentina più che altro, che lei aveva tutti i conti fatti da Eugenio, allora lei che cercava di
tirare su, ma un volume così, ma ci starà tutto, non ci starà, forse, siamo certi, la profondità le facciamo più strette, le facciamo più larghe, e quindi siamo arrivati al dunque. E quindi, parlato a quel punto con i curatori, siamo arrivati quelli giusti. Poi quelli con cui si può assolutamente parlare, ridere, scherzare, altri che poi ogni tanto bisogna mettersi lì e ragionare un pochettino tranquillamente sulle cose, e si arriva comunque al dunque, sempre in queste nostre riunioni continue. E a quel punto facciamo una progettazione interna fino alla fase, diciamo, definitiva della progettazione, con l'idea di creare questa, chiamiamola, biblioteca contemporanea, che di nuovo rispettasse il luogo, anche non soltanto a livello funzionale estetico, ma anche a livello materico. Di nuovo, per la conservazione dei pezzi non possiamo andare a costruire una biblioteca in legno, perché non è ignifuga, non ha le portate corrette per tutti questi pesi, quindi dobbiamo utilizzare ovviamente materiali contemporanei, tutto metallico, trattato in un certo modo, con certi tipi di vernici che non rilascino problematiche, che abbiano l'illuminazione interna, vetrine che siano a tenuta per evitare che entrino polvere, e ogni sei mesi i nostri poveri colleghi restauratori devono aprire e pulire tutto e spolverare gli oggetti, e che risponda anche a tutte, appunto, le caratteristiche dettate dalla normativa. E senza andare a intaccare troppo tutta la muratura, senza andare a costruire armature inserite nella muratura. In questo, nel nostro staff internamente non abbiamo anche degli ingegneri, quindi ci siamo appoggiati poi a uno studio esterno, quello della SD2, che ci ha fatto, una volta noi steso il progetto definitivo, il calcolo strutturale indicativo del tutto. E qui vediamo un attimo le fasi di cantierizzazione, quando poi abbiamo, dopo procedure di gara, che ovviamente noi siamo un ente sì privato, però dobbiamo comportarci come un ente pubblico, quindi facendo tutte le gare corrette. Le gare portano via delle tempistiche, portando via delle tempistiche, queste vanno a ridurre anche i tempi poi di cantierizzazione, di lavorazione, e quelli di allestimento, e di conseguenza partiamo poi finalmente con i lavori, in cui ci si scontra ogni giorno in cantiere per riuscire ad arrivare all'obiettivo che vogliamo raggiungere, con le finiture che vogliamo raggiungere, e queste tempistiche sono dettate anche dalle volontà, appunto, del nostro museo di raggiungere gli obiettivi nelle date corrette, e di conseguenza ci siamo trovati alcune volte anche un po' a correre quando si doveva poi allestire, e il grande lavoro di spostamento dei vasi che è stato fatto, appunto, dalle nostre colleghe. Sì, assolutamente, esatto. Noi arriviamo sempre per ultimi, perché le opere sono le ultime ad essere messe all'interno delle vetrine, quindi i tempi si accorciano. Ammetto che in un momento di paura e panico abbiamo anche proposto ai curatori di inserire vasi esattamente come erano all'interno dei magazzini, senza suddividerli in base alla provenienza, e abbiamo ricevuto un secco no, quindi ci siamo, abbiamo studiato e abbiamo progettato un piano operativo che ci permettesse di essere veloci ma efficienti, quindi di mantenere degli alti standard, pur appunto accorciando il più possibile i tempi. Quindi abbiamo lavorato su ben tre turni con una grande squadra, e abbiamo chiesto una mano a tutto il team e a tutti i curatori e i restauratori del museo, e questo sicuramente è stato un grande vantaggio per noi. È stato in primis è stato necessario sicuramente cambiare tutti i supporti, quindi quelli che voi vedete in plexiglass sono stati realizzati ad hoc per ogni singolo reperto, e i vasi sono 5.000, quindi solo questo lavoro ha portato via 3 mesi, ed è stato fatto in contemporanea alla realizzazione della vetrina. Dopodiché, quando lo spazio era effettivamente pronto, abbiamo iniziato le movimentazioni. Abbiamo deciso di creare una procedura
procedura che desse la priorità alla provenienza. Questo perché i calcoli dei volumi ci permettevano di avere indicativamente l'ingombro volumetrico di ogni provenienza, ma cambiando la disposizione dei vasi all'interno dei ripiani, ovviamente questo calcolo andava a perdersi. Quindi dovevamo essere certi, dopo aver finito un sito archeologico, di poter iniziare quello successivo, per essere certi dello spazio che occupavano. Abbiamo deciso quindi di un gruppo di restauratori imballava nel magazzino i vasi, dando priorità proprio alla provenienza. Questi vasi venivano movimentati, portati nella sala vasoteca, in cui c'era il gruppo di egittologi e restauratori che decideva la posizione anche in base alla tipologia, e oltretutto cambiava i dati anche all'interno del database, perché noi ricordiamo che la collocazione per noi è fondamentale, soprattutto su 5.000 vasi, non possiamo permetterci di cambiarla in un secondo momento, quindi contestualmente anche veniva cambiata e data la nuova collocazione ad ogni singolo vaso. Questo lavoro è durato 6 lunghissimi giorni, lavorando appunto su 3 turni. Eravamo gruppi di 6 persone, se non ricordo male, dei restauratori, 3 restauratori e 3 egittologi, 2 più o meno. E più anche stagisti, c'è la nostra povera Margherita Capuani, sì, che ha perso un tendine nel registrare i dati su Sime. Ma poi tutti i colleghi, quello che è stato bello è che è stata proprio un'impresa faraonica, perché anche colleghi che non erano direttamente coinvolti nell'allestimento passavano, davano una mano, si fermavano anche la sera tardi a darci una mano ad allestire. Sì. Un'ulteriore criticità è, come avete visto, ci sono anche dei vasi sarcofago estremamente pesanti e grandi. Ecco, un'altra criticità che abbiamo affrontato in allestimento era quella del peso. Noi ovviamente non avevamo più delle armadiature da magazzino, era del cristallo e avevamo un peso e un carico da rispettare su ogni mensola, e tutti i vasi più pesanti andavano messi sul fondo delle vetrine. Ovviamente però non sempre questo quadrava sia con le provenienze che con i volumi dei vasi. Infatti in fase di progettazione era questo l'unico punto che avevamo lasciato volutamente in sospeso, perché dicevamo non sappiamo a che altezza dovremmo mettere i ripiani, quindi che i ripiani siano assolutamente regolabili e in base alla disposizione dei vasi di volta in volta decideremo come posizionarli, come allinearli rispetto anche a quelli accanto, e quindi tutto in itinere. Ci tengo in ultimo però a dire che siamo riusciti a far stare tutto, che i volumi erano più o meno corretti, nel senso che abbiamo avuto degli squilibri ma che si sono compensati, quindi è rimasto tutto, è stato inserito tutta la collezione. Nessun vaso è rimasto in magazzino? No. Ovviamente non c'è soltanto però il magazzino visitabile, c'è anche la vetrina centrale. Sì, ecco, perché prima vi raccontavo che quanto è importante studiare i vasi, perché ci danno un'informazione cronologica, però certo gli egizi non è che ci hanno prodotto i vasi perché gli archeologi del 2000 potessero datare i contesti, ma li producevano perché devono rispondere a una funzione, e quindi nella vetrina centrale abbiamo voluto un po' parlare di questo, della funzione dei vasi, facendo anche un gioco fra antico e moderno, perché poi le funzioni sono quelle che abbiamo ancora oggi, cioè quella di cucinare, quella di conservare dei liquidi, quella di portarci l'acqua al lavoro e quindi avere una borraccia. Quindi ci è piaciuto giocare su questo gioco di antico e moderno, quindi un confronto tra un vaso antico e un vaso moderno. Abbiamo poi, che si vede ora nella slide in basso a destra, abbiamo poi cercato di spiegare come facciamo noi archeologi, cioè non è che per un'illuminazione notturna capiamo a cosa servisse quel vaso, quindi spiegare come facciamo a determinare una funzione, che non è poi un'azione così semplice, perché i vasi hanno spesso una lunga vita e cambia la loro funzione. Infatti per esempio in quest'anfora che vedete qui come il primo oggetto, è un'anfora la cui forma era chiaramente un'anfora da vino, quindi quella doveva essere la sua funzione, c'era un'iscrizione, noi la leggiamo convinti che ci fosse qualcosa che si riferisse al vino, invece c'è scritto balsamo d'Osiride, quindi tutto un altro contesto funerario, contesto legato alla mummificazione. Quest'anfora poi doveva andare per una mostra e abbiamo chiesto al nostro collega Federico Taverni di fare una foto, lui scatta la foto, la rielabora al computer e mi dice: no, ma guarda Fede che qui sotto c'è un'altra iscrizione. Infatti c'era un'altra iscrizione e questa volta parlava di vino. Questo per dire che appunto i vasi possono avere delle storie lunghissime e quindi bisogna sempre stare attenti a capire quale poi possa essere tutta la loro storia.
Il gioco frantico moderno continua poi sull'altro lato lungo, in cui ci interroghiamo sul materiale, sul tipo di produzione, su cosa ce ne facciamo di un vaso rotto. Oggi un vaso rotto tendenzialmente lo buttiamo in pattumiera, gli antichi invece lo restauravano, quindi questo continuo gioco fra oggi e ieri. E poi nell'ultimo lato corto invece facciamo un breve focus sulle vasi cultuali, perché se può essere magari più immediato pensare a un vaso per cucinare o per servire del cibo, ma dobbiamo ricordare che i vasi erano usati anche per il culto. Per esempio questa bottiglia che vedete qui al centro, che ha questo colore rosso, e ne sono state trovate diverse all'ingresso di tombe che si datano, insomma, all'inizio del Nuovo Regno, tra il secondo intermedio e inizio del Nuovo Regno. E abbiamo informazioni anche testuali e iconografiche su questo vasellame rotto. È indicativo il colore, il rosso è un colore che per l'antico Egitto è associato a ciò che è negativo, alle forze avverse, quindi la rottura del vaso rosso serve in qualche modo ad allontanare le forze nemiche dalla tomba e quindi proteggere il defunto probabilmente nel suo viaggio dell'aldilà. Poi volevamo raccontare qualcosa anche sui processi produttivi, quindi abbiamo un video che è stato girato a febbraio in un laboratorio a Luxor di produzione di ceramica, che fa vedere proprio tutti i passaggi dal trattamento dell'argilla fino alla cottura del vaso, ma poi ci piaceva dare ai nostri visitatori anche un'esperienza sensoriale. Non potevamo mettere i vasi in argilla perché sarebbero durati pochissimo, forse niente, quindi abbiamo optato per delle riproduzioni in cui è possibile toccare proprio le tracce che vengono lasciate ai processi produttivi e quindi magari capire come possiamo identificare una produzione al torno piuttosto che una produzione al colombino, come distinguere un tipo di decorazione, sia leggendo i testi ma soprattutto potendo toccare queste riproduzioni. E infine concludo dicendo che dalla vasoteca non è nata solo una sala, ma è nato un gruppo di lavoro che parte dalla vasoteca per andare avanti in progetti futuri. Se voi avete visto la sala, abbiamo sì tutti i nostri vasi ordinati per sito, ma abbiamo delle belle vetrine, se non mi ricordo quante sono, mi sembra un 4 vetrine con scritto ignoto. Ecco, noi a questo ignoto vorremmo dare poi una casa, cioè studiare questi vasi, cercare di capire da dove provengano, quindi andare a popolare le altre vetrine di provenienza e svuotare la vetrina degli ignoti. Un altro grande progetto è quello che noi chiamiamo familiarmente la frammentoteca, cioè tutti, perché noi abbiamo esposto i vasi interi, però abbiamo scatole e scatole di frammenti che devono essere adesso studiati, ricollocati, quindi presto daremo via quest'altro progetto, quindi con un nuovo ambiente che possa ospitarli, possa dare loro di nuovo la voce. E con questo chiudo e lascio la parola ai colleghi per la terza sezione. La terza sezione è la sezione al piano inferiore, quella riferita alla pietra, ai lapidei, sezione che vedete qui una breve pianta, anche in questo caso per la distribuzione iniziale, stessa procedura su tutto, ma qui quello che dettava un attimo il posizionamento era il nuovo magazzino visitabile, cosiddetto visitabile, dove vengono custoditi adesso tutti i reperti non esposti che questo, che si è deciso di metterlo in questo punto perché da questo lato abbiamo un accesso con un mezzo, un carro ponte, che può portare pesi molto grandi e distribuirli così nelle diverse parti del museo. Si è realizzata questa parte dove i reperti sono mantenuti su pallet in modo tale che siano inforcabili con traspallet e trasportabili facilmente, e create quindi queste strutture che qui vedete chiuse, i pallet non si vede, si vede solo l'opera superiormente, con le alette aperte, il traspallet visibile e di qui inforcabile e trasportabile dalle altre parti. Questa struttura è stata quindi ricoperta tutta con grandi vetrate e quindi il pubblico può normalmente vedere non soltanto le opere di cui adesso parleremo, ma anche questa parte di magazzino visitabile, appunto. Che poi questi allestimenti siano davvero un po' dei flussi di coscienza dove succedono, no? Certe cose filano lisce, altre invece richiedono delle deviazioni, però sempre puntando sullo stesso obiettivo, ne è la dimostrazione stessa proprio di questo ingresso nella sezione pietre, in cui veniamo accolti da
dalla statua di Atro, ma vi posso dire che il progetto originale non prevedeva questa statua, bensì il sarcofago di Ibu, che per poi una serie di ragioni, non ultime anche proprio di conservazione, abbiamo dovuto mettere da parte. E però c'è stata una circostanza del tutto fortuita, dico per me, perché praticamente nel giorno in cui mi hanno detto non si può muovere, mi hanno anche dato un'altra notizia che mi permetteva di trovare un ottimo sostituto, però qua chiamo in causa te, Tommaso. Abbiamo trovato la soluzione giorno per giorno, nottetempo quasi, nel senso che questo va dato poi merito al collega Beppe Moiso, che ha portato avanti uno studio che ci ha permesso di poter deattribuire, uso questo parolone, ha permesso di capire che la statua, la cosiddetta Iside di Copto, che fino a qualche mese fa stava nelle sale storiche, no? Considerata la terza statua portata da Donati nel 1760, inviata da Donati a Torino, in realtà non ha alcun riferimento storico prima del 1830-1840, per cui la sua connessione con Donati è un'invenzione di inizio XX secolo. Quindi grazie allo studio che appunto Beppe ha compiuto abbiamo potuto capire che con Donati questa con ogni probabilità non c'entra nulla, anzi probabilmente viene dalla collezione Drovetti, e quindi non aveva più senso tenerla dove stava prima. Quindi questa, diciamo, necessità anche di, insomma, fare un po' di luce sulla storia del museo ha liberato lo slot, e quindi l'abbiamo subito utilizzato per riempire appunto il posto che il sarcofago di Ibu, per tutta una serie di motivi che Enrico ha velocemente sorvolato, non ha potuto essere utilizzato. Questo comunque ha permesso di portare avanti anche un secondo discorso, che poi è funzionale alla sala stessa e al dialogo che l'egittologia ha con l'archeometria, sotto un ulteriore aspetto, oltre a quelli che sono già stati molto sapientemente detti e spiegati prima. Ossia l'utilizzo dell'archeometria anche per funzioni di conservazione e diagnostica. La statua di Hathor, che adesso chiameremo d'ora in poi, dobbiamo anche noi impegnarci a chiamarla statua di Hathor, non più Iside di Copto, per cui se mi uscirà Iside di Copto, perdonatemi, ma non siamo ancora abituati a chiamarla così. La statua di Hathor è una statua che è arrivata a Torino fratturata, ha diverse fratture, è quindi stata ricomposta nell'Ottocento e presenta anche materiale ottocentesco utilizzato per rifissare i vari pezzi, per cui le analisi ci permettono innanzitutto di capire cosa c'è all'interno di questa statua, se il materiale all'interno è lo stesso, si tratta di tonalite, fa parte della famiglia dei graniti e proviene dalle cave di Assuan. E quindi questo ci permette di capire se il materiale è originale, quindi è tonalite, oppure se è materiale di riempimento che è stato messo nell'Ottocento, insieme anche, lo vediamo nella slide in alto a destra, degli spazi vuoti, quindi degli spazi che non sono stati riempiti nell'Ottocento. Quindi questo ci permette di monitorare, capire lo stato di salute di questa statua, che potete capire è abbastanza fragile. E fortunatamente nel suo breve viaggio di 30 metri che ha compiuto qualche mese fa nello stesso piano non sono successi, le fratture non sono aumentate, quindi diciamo che un plauso ai colleghi che hanno spostato la statua e non hanno contribuito a fratturarla. Questo è soltanto uno dei punti che sono presenti nella sala dedicata alle pietre. Naturalmente nella sala sono presenti altri punti che spiegano il rapporto che gli egiziani avevano con questo materiale. Questo materiale che noi comunemente chiamiamo pietra, ma che in realtà nasconde o sottintende tutta una serie di materiali che sono più o meno
più o meno duri da lavorare, più o meno facili da lavorare, che necessitano di tecniche, di strumenti che sono appunto impiegati nella lavorazione, nella modellazione e insomma la vetrina che vedete e che vedrete quando entrerete in fondo a materia spiega bene questa varia differenziazione di materiali e le varie difficoltà, incluse anche le dimensioni. Abbiamo dei vasetti miniaturistici che sono dei piccoli capolavori, delle piccole opere d'arte, considerando che hanno parecchie migliaia di anni e gli strumenti che avevano, alcuni sono presenti nella nostra collezione, altri abbiamo fatto anche una sorta di esercizio di archeologia sperimentale riproducendo dei trapani, riproducendo degli strumenti che non esistono oggigiorno, esemplari insomma antichi, ma addirittura erano talmente importanti che quel trapano strano che vedete sulla destra era talmente importante che poi è diventato il segno geroglifico per artigiano, per cui diciamo nell'antichità queste lavorazioni erano considerate molto molto importanti, appunto tanto da dare il nome stesso alla categoria degli artigiani. Questa complessità naturalmente, oltre alla lavorazione stessa, è stata resa anche attraverso una complessità nell'allestimento di questa vetrina, una vetrina che aveva molte sfide affinché fosse essere leggibile e compresa dal pubblico e dai visitatori. Giusto, Enrico? Assolutamente. Come potete vedere, ha diversi piani, diversi volumi, anche per specie modo per la parte grafica, con colleghi curatori che fornivano i testi ai colleghi grafici, si doveva creare tutti i volumi, e in questo è stata di straordinario aiuto la nostra collega che è Alessia Rotondo, che in questo caso siamo riusciti a fare gli esecutivi in casa, che lei pazientemente, seguendo tutte le nostre indicazioni, ha disegnato questi supporti come li volevamo, componendoli e tenendo in contatto con le ditte per realizzare tutti questi volumi che vanno veramente ad incastro uno con l'altro. E bisogna tenere sempre d'occhio questo: la progettazione è importantissima, ma l'esecuzione, durante l'esecuzione bisogna avere 3.000 occhi. Durante la direzione dei lavori ci si è resi conto che queste strutture, come vedete, per le stele erano state immaginate dalla ditta che ha fatto il progetto esecutivo e le ha realizzate, che dovevano essere soltanto appese alle pareti. Quando viste al loro arrivo, questo non mi ha convinto tanto, abbiamo fatto quindi con altri ingegneri delle verifiche e quindi abbiamo poi deciso di aggiungere quelle strutture verticali, quei montanti che voi vedete, per essere più sicuri che la tenuta corrispondesse a quella adeguata per opere di questo tipo, perché ovviamente sono lapidei e hanno un peso non indifferente. Sì, infatti sono stele, sono 11 stele, ma prevediamo in futuro di aumentare questo spazio per creare una vera e propria libreria, è un termine che abbiamo utilizzato tante volte in questa presentazione, anche in questo caso lo scopo è quello di creare una parete piena di stele, una parete che in ordine anche cronologico espone le stele dalle epoche più antiche fino a quella greco-romana, proprio per far vedere anche le tecniche di esecuzione, l'evoluzione anche della tecnica di un elemento che è tra i più comuni. Non si trovano migliaia di stele come vasi, ovviamente la terracotta regna sovrana nella classifica della quantità di resti archeologici, ma anche le stele si difendono bene in qualche modo, e insomma ce ne sono parecchie anche nel nostro museo, per cui quelle che ancora non sono esposte le vorremmo esporre, per arrivare a circa una quarantina, poco più di 40 stele, che proprio daranno un'idea di quello che è anche l'evoluzione stilistica appunto di questo elemento. Dulcis in fundo, l'ultima parte l'ultima sezione che ancora non è stata presentata in questa sezione, è una sezione che personalmente è quella più interessante, anche perché l'ho curata io, per cui è sicuramente
potrei parlare per tanto tempo, ma cercherò di essere breve, perché stiamo già sforando il tempo a disposizione, per cui cercherò di essere sintetico. Dunque, innanzitutto presenta al suo interno circa 500 frammenti. E qui è presente in sala il mio collega Roberto Vertieri, con il quale che saluto, che sa benissimo quanto sia stato complicato aver avuto a che fare con 500 frammentini che stavano in un altro magazzino, perché è bellissimo avere a che fare con 5.000 vasi interi, difficilissimi, delicatissimi da spostare, ma avere a che fare con dei frammenti che sono grandi come l'unghia di un dito è altrettanto ansiogeno. Per cui questo è stato motivo di notti insonne per il timore di perdere tra le carte frammenti, e fortunatamente sia io che Roberto ci siamo dati man forte nel prelievo, nel trasporto, e poi alla fine, con anche l'aiuto di Marco Rossani e Sara Cianetti, siamo riusciti a inserire in queste cassettiere questi 500 frammenti che sono abbastanza particolari nel loro essere piccolissimi oggettini, ossia quello di essere tutti completamente decorati con motivi geometrici, motivi che erano presenti un tempo sui soffitti di tombe che hanno circa 4.000 anni, quindi tutti da un unico contesto archeologico che il museo ha scavato circa 120 anni fa, si chiama Cao El Kebir questo sito archeologico, e che Ernesto Schiaparelli ha avuto la fortuna di indagare per primo, e che appunto, ritrovando migliaia di frammenti, si è imbattuto anche in questa tipologia che è abbastanza rara in questo periodo storico, e lui ha raccolto tutto e ha portato a Torino, ha esposto una prima volta appena giunti a Torino, e poi i frammenti magicamente, forse perché erano troppo piccoli, sono spariti dalle sale espositive per essere insomma, custoditi nei numerosi magazzini del nostro museo fino appunto al mese scorso, quando, mentre sopra nelle sale dei vasi si infuriava la battaglia contro il tempo per riempire le vetrine di vasi, noi sotto aspettavamo che i vasi venissero liberati, perché i vasi erano sotto. Quindi, se loro hanno corso contro il tempo, noi abbiamo corso contro il tempo, contro il loro tempo, perché abbiamo dovuto fare tutto in due giorni, perché dopo aver svuotato i vasi rimanevano gli armadi dentro cui i vasi prima erano posti, che riempivano tutta la sala, per cui con Roberto abbiamo dovuto montare mettere questi oggetti, questi frammenti in due giorni di lavoro, 3-4 giorni prima dell'inaugurazione, quindi è stata una corsa contro il tempo. Come? E qui entra in gioco Enrico e il suo prezioso supporto di nuovo. No, qui nella fase progettuale, se sopra avevamo appunto creato queste grandi vetrine per i vasi, qui essendo oggetti piccoli che poi non possono stare in piedi, dovevamo creare un altro tipo di arredo in cui contenerli. Quindi ecco la nascita della progettazione di queste cassettiere vetrate, che hanno la stessa funzione delle grandi vetrine sopra, far vedere la quantità di oggetti nella parte inferiore, quindi nella profondità di questi cassetti retroilluminati, e nella parte superiore invece la parte, il piano, dove sono visibili i pattern decorativi ricostruiti appunto da Tommaso. E poi con i colleghi grafici lungo le pareti realizzati questi pannelli retroilluminati in cui si è ricostruito il tutto, e poi, come diceva Tommaso, questi erano elementi decorativi che componevano soffitti, come poterli far rivedere al pubblico in questo modo? Allora ci è venuta l'idea di costruire questa volta al di sopra, che è una volta in cartongesso, ma che ha un po' la forma e la curvatura di dei soffitti delle tombe, sulla quale proiettare appunto questi pattern decorativi. Proiettarli come? Qui è stato compito di altri professionisti che sono stati incaricati, che hanno messo all'interno di questi filmati tutta la loro straordinaria ben artistica per realizzare questo, e tutta la cura scientifica appunto di Tommaso su questa parte.
Sì, diciamo che quando si entra in questo spazio abbiamo, diciamo, dato un'idea, un'introduzione di quella che può essere definita o definibile una sorta di sala immersiva, ossia avere un soffitto che in qualche modo, vediamo, ha una proiezione con un video che rappresenta quello che effettivamente era il soffitto ed è il soffitto di una di queste tombe che appunto Schiaparelli ha scavato 120 anni fa. Quindi abbiamo voluto riproporre come doveva essere il soffitto di una di queste tombe, prendendo spunto da alcuni frammenti di soffitto che ancora sono presenti appunto nella tomba, in questo caso del governatore Waka II, e questo ci ha permesso di poter riprodurre questi pattern, questi motivi decorativi, questi rettangoli molto variopinti, molto decorativi, che danno un'idea tutt'altro diversa rispetto a quella che noi potremmo immaginare essere quella di una tomba. Qui abbiamo uno spazio molto vivace, uno spazio molto colorato che voleva in qualche modo trasmettere un senso di vita, un senso di casa, un riferimento a quello che era la casa in vita mutato in casa dell'eternità, quindi una sorta di tenda, una sorta di tessuto. Infatti se vedrete il video completo ci sarà poi alla fine una sorta di effetto ipnotico che non vi invito a vedere per tante volte, sennò poi finirete per muovervi anche voi come il tessuto stesso, ma vuole in qualche modo riprodurre la sensazione di stare sotto un padiglione, quindi queste decorazioni volevano simulare l'effetto di una tenda, di un tessuto sotto il quale loro sono stati in vita e che hanno voluto portare nella propria tomba. E guardate, quello della traduzione visiva delle informazioni è un oggetto a suo modo, quasi che non viene percepito come un oggetto, ma vi posso garantire che ha questa funzione in queste sale. In questo senso sia le illustrazioni botaniche che accompagnano appunto gli esemplari dei legni, così come le traduzioni grafiche che avete visto appunto attraverso la sezione pigmenti e poi la magnifica infografica che ha realizzato il nostro ufficio grafico con Piera Luisolo, sono tutti momenti che diventano veramente oggetti loro stessi che vi accompagnano per comprendere appunto su vari livelli queste informazioni. E parlando di video, in questo senso davvero un grazie a Robin Studio, perché attraverso il loro lavoro che ci accompagna da tanti anni hanno saputo anche tradurre un mio personale desiderio, che era quello di utilizzare gli split screen per tutti i video, in un desiderio di fare un tipo di video molto più rapido e impattante senza passare da delle didascalie troppo lunghe, che poi si sono tradotte nei video che avete visto. Appartiene alla tradizione della cinematografia, ovviamente, da cui in fondo è un po' nel DNA di Robin Studio, ma grazie a questo si sono trovate delle traduzioni pertanto molto rapide, immediate, come la materia d'altra parte è, in forme di documentario come l'Invasoteca, in forme più mediate attraverso appunto il racconto della scienza, alcune addirittura quasi ai limiti dell'astratto e dell'artistico. In questo senso allora arriviamo alla fine del nostro percorso e come vi abbiamo promesso vi ribadiamo che ovviamente stiamo parlando, e l'avete visto anche da quante persone sono già state chiamate in causa, non sono tutte, ma come vi abbiamo promesso chiudiamo con questo montaggio di Robin Studio dove vedrete davvero i volti delle persone che hanno reso possibile questo progetto. Grazie. Thank you.
di nuovo grazie a tutti.